Sono Matteo Capobianco in Art UFO 5, un nome che nasce quando ho iniziato a fare graffiti. Vengo da Torino, ma sono nato a Novara, una piccola città tra Milano e Torino dove vedevo passare molti treni colorati. Questa cosa mi ha portato a fare graffiti e successivamente street art. L'arte e il disegno è sempre stata una mia grande passione e la considero un modo di comunicare. Successivamente, quando dai graffiti sono passato alla street art, ho smesso di scrivere il mio nome, ma ho cercato dei soggetti che potessero arrivare a tutti. Da lì l'idea di disegnare le mappe dei luoghi. Da un po' di anni mi piace disegnare delle mappe dei luoghi in cui vado. Ogni disegno è molto caratterizzato dall'essere un racconto di quel luogo in cui vado a realizzare il muro, in modo tale che l'opera sia specifica per quel luogo e racconti la storia di quel luogo, ed è un modo anche a me per accrescere il mio bagaglio culturale, in quanto vado a fare tutta una fase di ricerca in cui studio il luogo e cerco di raccontarlo al meglio delle mie possibilità. Nello specifico, questo muro racconta della provincia dell'Hainaut e dei luoghi, degli edifici e dei patrimoni culturali sparsi all'interno della provincia, con al centro Mons, ma troviamo anche molti altri luoghi. Questa è la seconda volta che vengo a Mons, dopo il primo murales in cui mi ero trovato molto bene. È stato quindi un piacere ritornare, le persone sono sempre molto carine, c'è chi mi porta il caffè, o passa anche solo a farmi un saluto o dei complimenti, quindi è bellissimo essere qui per questa seconda opera, e in Italia diciamo non c'è due senza tre.